promesso, sono qua. Questo è il posto del cellulare. Esatto. Sono venuto dal Menghi, dal Menghi. Allora, prima di tutto, è un po' che non ci sei. È un po'. Ma non c'era molto da dire. E cosa devi dire? Niente. Calciomercato. Calciomercato fa schifo. Fa schifo, eh. Secondo me sì. È andato via anche Koulibaly, vanno via tutti. Fanno bene. Come dicevi tu, il campionato di Serie A? Sempre più giù. Quindi novità non ce ne sono, no, ma tu sei stato a Cuneo in montagna e uno si è avvicinato e cosa ti ha detto? Ma il Milan, punto di domanda. Francesco, vieni con noi? No, vieni. Vai, c'è anche Francesco. Meghi è protagonista. Meghi numero uno. Quindi attenzione, attenzione la gente. Beh, il Milan è sempre un punto di domanda. Chi ha vinto lo scudetto dei poveri, che cazzo vuol dire? Quindi rimani della tua idea, Scarinzi, ho fatto un video con Scarinzi. Milan ridicolo. Attenzione, Milan ridicolo. Ha fatto un video con Milan, tuo cugino Scarinzi, cioè, ridicolo Milan. E dicono che però sul Milan, sul Milan ridicolo, Milan dovrebbe estinguersi, l'estinzione ci vorrebbe. Cavasini ha detto che l'anno prossimo arrivano quinti. Arrivano quinti Milan? E la, sì. Forse che sesti. No! Sì. L'hanno distrutto, sì, sui social. E beh, la verità. E De Ketelaere, Renato Sanchez. De Ketelaere. E vabbè, forte. Nuovo De Bruyne. Ma che forte. È nuovo De Bruyne. Ma sì, De Bruyne, dai. Quindi tu del Milan non hai paura? Del Milan non ho mai avuto paura, cosa c'entra? E però l'anno scorso al supermercato tu hai detto una squadra che vince lo scudetto sarà scarsissima il Milan, e secondo me bisogna andare a vedere poi gli accordi che ci sono stati. Attenzione, sì, maestro di dietrologia. Gli accordi sai come sono. Sassuolo. Ci dissociamo. Però dagli accordi. Beh, ora il mondo funziona con gli accordi. Esatto. Quindi anche il mondo del calcio, come è sempre stato, e dopo è uscito dei vari, è sempre funzionato con gli accordi. Tu dici che sono robe terracciate. Se avesse vinto ancora l'Inter, la Serie A avrebbe giovato, nonostante che fa schifo, no? Infatti, io dico l'anno prossimo, te lo dico oggi. Vince la Juve. Sì, è scritto. Tutto apparecchiato. Tutto apparecchiato. Tutto. Quindi Napoli non vincerà mai. Col Giubileo, che è rimasto lì, per vincere un po' di anni, poi non ha vinto solo con Maradona, poi basta. Quando stava vincendo con Sarri, il Napoli con 91 punti non ha vinto Allegri. Pjanic, Allegri, Pjanic. No, perché bisogna dire, allora, campagna acquisti dell'Inter, ti piace? Ti dico i nomi. Vai. Henrik Mkhitaryan. Non mi dispiace. Bel piede. Calma. Per i miei standard mi fa schifo. No, diciamo le cose. Francesco ride. No, per i miei standard. Certo, sono abituato a Matteo, Bene. Certo. Chi vale il cassone? Allora, dopo c'è il gioco del cassone. Esatto. No, per i miei standard mi fa schifo. Per i standard attuali della Serie A, che è come la Serie C, allora fino a mai. Quindi non va nel cassone italiano. Non va nel cassone per i standard di oggi. Raul Bellanova. Nel cassone. No, povero Raul, nel cassone, che cazzo me ne frega se interista. Calma, i giocatori tifosi mi stanno sui coglioni a me. Perché il giocatore deve fare professionista. Grande. Quindi se io fossi un giocatore, Milan mi offre più dell'Inter, vaffanculo all'Inter, vado a Milan. Grande. Anche il Duca ha detto per un milione di certo, professionisti, ma tutti sono così. Tutti sono così. Francesco, dopo il top è se trovi l'accordo nella tua squadra del cuore, ma che ci stai anche bene, perché non è detto, perché magari stai peggio nella tua società del cuore. Totti, perché, ma Totti perché è questione di ignoranza, lì è diverso. Sì. Sì, perché già fa fatica a parlare l'italiano. Oggi un Meghi scatenato! Se andava a Madrid a parlare lo spagnolo, esatto. Non lo so io. Però Totti è rimasto lì, parlava romano. Totti nel cassone? Totti nel cassone. Vai, nel cassone Totti. Nel cassone. Totti nel cassone. Sì, nel cassone. Ilari con il cazzone. No, non si può dire. Scappato. Dal tipo di giornale. È scappato, l'ho detto non io. Non l'ho detto, ci dissociamo. Grande Franco! L'Inter c'è o non c'è quest'anno? Non c'è? Non c'è. Sai chi vince lo scudetto? La Juve. Hai visto? Hai visto? Lui lo sapeva. Grande. Benchino, chi vince lo scudetto? FC Juventus. Ragazzi, è inutile. Ma vince la Juve. Sì che vince la Juve. Certo che vince la Juve. Tutti d'accordo che vince la Juve, allora. Ma certo, è tutto apparecchiato. Ti dico che mi sta anche bene a me che vince la Juve. Ti dico, mi sta anche bene. E ci fate da un'altra certezza. Che l'AC Milan non vincerà lo scudetto, ma quello al 100%. Ma per un bel po' di anni poi. Quindi l'anno scorso è stato... Franco, l'anno scorso perché abbiamo perso? Cioè Francesco e Mico? Inzaghi.
cannato due partite. Inzaghi, è vero, l'abbiamo detto nei video precedenti, è vero, la verità. È il primo anno, però dai, oh, primo anno. Cosa c'entra? Se tu vai a lavorare in una fabbrica, ti assumono, primo anno sbagli, primo secondo sbagli, cazzo, nel cassone. Nel cassone, quindi cazzo, Inzaghi nel cassone. Dici? Sì, sì, primo anno. Cosa c'entra? Nel cassone. Ha vinto due trofei. Chi se ne frega? Se c'era Conti, dicevamo con due giornate. Calma, ha vinto due trofei pareggiando due partite, perché nei 90 minuti regolamentari 2-2 con la Juve, 1-1 con la Juve. Con una Juve che era? Che era la Juove ridicolissima. Quindi Inzaghi nel cassone, e basta, nel cassone. Ora, Melanova... nel cassone. Aslani. Forza. Nel cassone. No! No! Nel cassone. Benchino, Aslani nel cassone. No, Aslani non è male. Io nel cassone lo butto. Anche Aslani. Posso buttare. Meglio Pogba di Aslani. E poi Pogba che torna. Pogba che torna nel cassone anche lui. Anche a me sì, Pogba nel bolso. Però è ancora buono Pogba. Però gioca meno di 30 anni. No, nel cassone. Di Maria non va nel cassone. Di Maria non va nel cassone, però. Devi scendere. Perché? Quindi mancano degli acquisti. Mancano degli acquisti. Camion nero azzurro. Grandissimo Scania. Vai. Ecco, lo Scania è un camion del top. È un camion che non va nel cassone. È l'Antonio Conte. È l'Antonio Conte del camion. Esattamente. Sì, esattamente. A livello di camion sì. Andiamo a Londra che si muore. Andiamo a Londra. Che c'è a Londra. C'è Francesco anche. Londra. Da Londra. Com'è il Menghi? Operativo? Menghi è un grandissimo. C'ha sempre la risposta pronta. Sempre. Tra l'altro è l'idolo anche di mio carissimo amico Filippo che ti segue. Che è un grande manager musicale e tu dici che tu sei il suo idolo. Ma è il manager anche pensa di... Pensa che... Sì, sì, tu sei il suo idolo. Allora, ci spostiamo qua. All'ombra è molto meglio. All'ombra è meglio. Quindi, è Mkhitaryan, Aslani, Belanova. Il ritorno di Lukaku, forte Lukaku. Il ritorno di Lukaku, per quanto mi io sono vado controcorrente. Certo, sei il Menghi. Lukaku nel cassone. Attenzione! No. Lukaku nel cassone, perché a me i ritorni non piacciono. Solo per questo motivo qua. Tutti in generale, chiunque, chiunque. Ora cioè, io sono contiano, anch'io. Se Conte torna all'Inter, non mi piano, non mi basta, doveva rimanere, capito? Che cazzo vuol dire tornare, capito? Come Crespo, come Sheva, come Del Milan ha fatto come... i ritorni, bla bla bla, 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 cacca, ha fatto cacca. Perché poi è vero, ritorni no, ma sono d'accordo. No, ritorni non ma infatti Conte non va alla Juve perché ormai sono cose non andrà mai, Conte non andrà mai alla Juve, primo nemico. È giusto, giusto, esatto. Quindi il ritorno di Lukaku, se guardiamo dal punto di vista dei ritorni, è nel cassone. Nel cassone, i ritorni non vanno dopo, a gratis. Che è 90 kg, che è 1,90 m, che è i piedi. Correa? Nel cassone. Nel cassone, Correa nel cassone. Correa nel cassone. Non è affidabile. Ma se arriva Dybala, noi sappiamo se che... Arriva Dybala, se arriva Dybala, se arriva Dybala... Dybala, io voglio Dybala. Grande, lo sapevo! L'unico che è veramente gobbo. Io voglio Dybala. È forte Dybala, non perché è forte, perché è Dybala, hai capito? Lui è Dybala, ma lui è veramente vicino a Messi. Non me lo so, facciamo stare. Lui è stato vicino, due anni luci lontano da Messi, però è più vicino, no, lontanissimo. Io voglio Dybala perché? Perché è un ex Juve, perché è argentino, ha pianto, perché essendo argentino, noi siamo certo, colonia di argentini, certo, il vicepresidente. Essendo che è un giocatore che noi ci farebbe comodo per questo motivo, perché c'è i piedi buoni. Da noi mancano. Giocherebbe poco da noi, ma quel poco che gioca... Grande qualità. È concreto il poco che gioca. Sì, quindi sì, lui si fa in 20-30 minuti a partita, entra dopo, non è un titolare all'Inter, capito? Non è un titolare all'Inter. No, perché Dybala non può fare titolare, perché se Dybala fa titolare ti fa mezza stagione infortunato. Non può fare titolare. Fisicamente lui, infatti, non è in grado di fare titolare di qualsiasi squadra. Ma che infortuni ha esattamente? Ha infortuni di logorio fisico. Ah. Hai capito? Logorio a quel livello, ovviamente, capito? Non reggi ritmi. Dybala invece, Dybala con le sue doti tecniche, con i suoi piedi buoni, per 20-30 minuti, perché le partite si, tante volte si decidono sempre. Oggi con 5 cambi, ormai è così. Basta. È vero, siamo a posto noi. Ne parlavo Lautaro, Lukaku, Dybala, Correa che sta lì. Dzeko va via, mi hanno detto. E poi finalmente. Dzeko deve anche venire. Del cassone. L'anno scorso ha fatto bene. Onana?
bel cassone. No, no, figa, vega, è pieno sto cassone. Allora, gioca qualcuno. Travolca il cassone. Onana, Andanovic e peggio di Andanovic. No! Onana e peggio di Andanovic. Ma ieri ha fatto Onana, mai Onana. Attenzione, chi manca degli acquisti di questa grande vecchia? Cialanoglu. Cialanoglu. Non lo metto nel cassone solo perché è arrivato vicino dal al cassone. Solo perché è arrivato dal Milan, sennò è vicino al cassone. Hai capito il perché? Certo, perché arriva dal Milan, se no andava nel cassone. Se no andava nel cassone, certo. Il Milan va tutto nel cassone. Il Milan tutto, tutto. C'è il cassone Milan. Il cassone Milan, sì, la spazzatura Milan. No. Il cassone e la spazzatura Milan. Leao è forte. Leao? Leao nel cassone. Leao, no. Leao nel cassone. 120 milioni. Perché se io fossi l'allenatore di una squadra che ha nella rosa, io ho Leao come allenatore, faccio fare così, io, guarda. Aspetta. Tutti i giorni prenderei la sedia e gliela spaccherai in testa Leao dicendo: tu ti svegli, tu hai finito di girare con le ciabatte, tu non giochi solo un quarto d'ora, esatto. Hai capito, ti svegli. Ci dissociamo, la sedia di plastica. Andiamo. No, la sedia di ferro. Cazzo. Leao ha un potenziale che potrebbe ma non ha voglia di fare, non ne ha voglia. Quello che gli amici, i giocatori che non ne hanno voglia mi fanno sui un coglioni. Un mio amico è stato al Milan e mi ha detto le cose tue, te le avevo anche dette, e Ibra ha detto che lui è indolente, però è forte. E Ibra ha dichiarato che inizialmente non Magnan è forte, perché è il contrario di Ibra. Magnan non mi piace, ma meglio di Onana. Meglio di Onana. Ma però noi storicamente abbiamo sempre avuto un portiere forte. Ne parlavo con Frey, noi lo sempre perché siamo avuto. Frey, Fie, Sei poverino, cazzo, lo ricordo sempre per quello. E anche io lo ricordo per quello, perché è andato via male, poi ci ha parlato male quando è andato via dietro. No, veramente? Sì, io mi ricordo interviste quando era a Firenze e a Parma, non è che... Non ha parlato benissimo. Ma Seba, è vero? Ma Seba mi segue. Frey... Volevo dire. Frey era un gran portiere comunque. Sì, bene. Era uno della tradizione. Era uno che poteva fare titolare all'Inter per anni. Menghino, tutti nei cassoni ha mandato. Comunque Onana. Fortissimo. Hai visto che patera che ha fatto? Ah. Ieri ero in diretta con Frey, tra l'altro, ha detto che in effetti doveva uscire. Onana. No. Però Aslani, dai. Non piace. Bremer non va nel cassone, no? Ecco, Bremer non va nel cassone. Io terrei Skriniar, più forte Skriniar o Bremer? Più forte Skriniar. Però dobbiamo fare soldi. Però va via, lo sa anche lui. A me dispiace che va via Skriniar. Anche a me dispiace a tutti. A me dei soldi anche a lui dispiace. A me dei soldi non me ne frega niente. Io sono il tifoso dell'Inter, quindi non metto un centesimo, pago il biglietto quella volta che vado allo stadio. E ti basta. Porto io, grazie. E basta. Sì, ma non è un problema quello. Il problema è che io, un giocatore come Skriniar, indipendentemente dalla forza, perché è un buon difensore ovviamente, no? Ma lasciamo perdere le doti calcistiche, ma le doti umane che ha Skriniar, che ha dimostrato di essere interista, che ha l'Inter nel cuore, io non lo venderei mai. Per me il calcio è questo. No, lo so, Francesco però sapeva, vieni Franci. No. Anche, cioè, sapeva che c'erano prima di lui, c'erano lì. Vabbè, sta cosa di, hanno provato sta di cosa che dei bilancio. Il calcio di oggi. Non me ne frega un cazzo. Non è il calcio di oggi, perché Paris Saint-Germain, il Manchester City fanno i cazzi loro, spendono qua me cazzo non voglia. Che non è il calcio di oggi, sono scuse. Io dico sono che quest'anno Inter, Milan e Juve fanno un campionato a sé e le altre non esistono. Con sorpresa forse la Roma. No, la Roma no, mi spiace. Però Mourinho non li vorresti? Mourinho perché mi è simpatico, sì. Vabbè. Però anche la minestra riscaldata non va bene. Sì. Però io quando penso a Monaco di Tibet è impazzisco. Figlia, Monaco di Tibet. Impazzisco. Monaco di Tibet. Tutto. Monaco di Tibet. Monaco di Tibet. Tu invidioso perché noi vincere, giocare bene. Quello con pistocchi. Passato Natale brutto. Sì, con pistocchi. È il numero uno. Zero titoli è stato un periodo. Noi abbiamo avuto l'apoteosi nerazzurra, il secondo anno di Mourinho. Però Berlusconi non ha fatto il triplete, però ha vinto tanto. Lui sarà che era in politica, però lui non ha mai abbassato lì. Noi dopo il triplete ci siamo sgonfiati. È la nostra caratteristica storica. Noi arriviamo, poi distruggiamo quello che abbiamo fatto. Siamo autodistruttivi. Però il Milan non ha avuto dei beccazzi anche. Siamo autodistruttivi. Anche il Milan quest'anno, Maldini voleva il posto di Gazzetti, lo so io. Sì, io voleva capito, il posto. No, sul mercato ieri ho parlato con Pellegatti, loro hanno 50 milioni. In tutte le aziende c'è chi vuole fare i piedi al suo collega. Infatti. È così la vita, ragazzi. È nei partiti. Andreotti diceva, guardati da quello che è dentro il partito. Che è il primo che ti vuole fottere. Figa, se io devo essere eletto in questo collegio, tu sei contro di me. Certo. Cioè, mi fa meno paura quello che è l'altro partito. Certo, è la verità. Chi? Allora, facciamo il gioco. Qui pieno di cassoni. Questo è un cancello. Ma chi non va nel cassone? Dell'Inter. Del Milan, della Juve
e chi non va nel, chi non va nel cassone, chi non rischia mai? Ibra no, io non va nel cassone. Allora Ibrahimovic per la storia di Ibra non va nel cassone. Vabbè, adesso poi mi è simpatico, quindi vabbè, Ibra è il calcio. Di chi Binan, Lautaro va nel cassone. Lautaro io l'anno scorso l'avrei messo a calci nel culo nel cassone. Quest'anno spero di non buttarlo nel cassone. Però quest'anno esplode. Spero di non buttarlo nel cassone. L'anno scorso calci nel Brozo. Culo. Brozo lo sa. No, per il Brozo, Brozo, Brozo. Barella? Barella nel cassone. Bastoni non, no, va, non va nel, no, cassone. Barella ti spiego anche perché va nel cassone, perché mi piace i coglioni. Perché? No. Perché fa il bullo. Perché è un bulletto. A me è uno che fa il bullo. È un ganassa. Ha molte reazioni isteriche contro gli altri. Ingiustificate. Chi sei? Sei uno che arriva dalla Sardegna. Non è però ha vinto un europeo. Ha vinto un europeo. Calma. Che europeo. Però ha perso l'Inghilterra. L'Italia è quella che è più non fortunato, si è qualificata. È più mondiali. Fortunato lo scudo del Milan o l'europeo dell'Inghilterra? Sì, che qualche lotta. È una grande lotta. È una gran lotta. Francesco, hai domande per... Europeo immeritato. Della Juve nel cassone? Bonucci nel cassone della Juve. Sì, fatto, oltre a fare il bullo come Barella, fa anche schifo, sì, ultimamente. Per me è finito. E De Ligt che vuole andare via? De Ligt? Di merda. Sono a favore di De Ligt. Fa bene andare via. Fa bene andare via. Allegri? Lui è olandese, della Juve non gliene fatto un cazzo, giustamente. Giustamente. Anche il suo posto è in Inghilterra. Sì, è vero. Perché lui ha un calcio olandese, certo. Un calcio inglese, con Bergkamp, ti ricordi? Ma dato l'Arsenal. Ecco, quindi fa bene andare via. Bergkamp nel cassone? No, figatevi. Bergkamp... Da noi nel cassone. Da noi nel cassone, l'Arsenal è il campione. Che gol che ha fatto. E il Niño Maraviglia? È il Niño Maraviglia nel cassone. Ah beh, sì. Oltre a rubare soldi, 7 milioni. 19 ma ti rendi conto 7 milioni al Niño Maraviglia? Ma chi è quel cretino che ha fatto il contratto? Come sempre è stato un Mengi Show. Vidal pure. Hai qualcosa da dire? Vidal nel cassone col coperchio. Non lo apriamo più. Lo ringraziamo per il gol contro la Juve. Uè, allora, qui vi conoscono tutti. Sì, eh. Ti sei iscritto al canale? Sei abbonato? Come sì, veramente? Vieni, vieni. Ecco che è. Grande. Iscritto al canale. Grande. Nel cassone BMW. Guarda qua, BMW, grande. BMW. Sei iscritto al canale? Sì, sono iscritto. Grande, grande. Senti, che cosa tifi? La Juve tu? No, Milan. Ma vada via, chiudi. Vada via, chiudi il cassone. Nel cassone col furgone. Nel cassone col furgone. Nel balcone. No. Grazie a tutti. Però mi segui. Sì, ti seguo. Giusto. Chi vince lo scudetto prossimo? Per me la Juve. Basta. Per me la Juve. Basta. Milan lo prendo quest'anno. Ancora. Vince la stella. Sì. Se vince la stella ti compro un furgone nuovo. Di nel cassone. Esatto. E poi mi butto io nel cassone. Ci buttiamo. No, beh, se Milan vince lo scudetto. Ma perché ci aspetto a Milan? Dai. La Juve dove sta? Ma no, non ci credo. Sono dei ganassi, ci credono. Ma per favore, ganassi. No, ho capito, ma loro. Dico parolacce. Loro ci credono però. Chiudiamo il video. Pioli on fire. Ma on fire perché brucia veramente. Pioli nel cassone brucia di invidia perché era interista. Ma come si comporta Pioli con noi? È esaltato. Mamma mia, esaltato. Un altro esaltato. Nel cassone. Anzi, Pioli. Mille volte Ibra, prendi a botte Pioli. Grande, grande. Ci dissociamo da tutto, ma ha ragione. Ci dissociamo. Vi fai iscrivere tutti. Iscrivetevi al canile. Iscrivetevi al canale, non sei nessuno. Grande. A casa. Grande. E il Milan vince la stella. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vado nel cassone anche io. Vado anch'io nel cassone.